Quello che dico a Renzi è che la mediazione con una destra che in realtà vuole cambiare la legge per decapitarla nelle sue parti fondamentali, proprio per affossarla, per renderle inutile, insomma, dico di difendere il testo che Italia Viva ha contribuito a costruire alla Camera. Mi sembra anche a Misilmeri, in Sicilia, insomma, in vari altri posti scenderanno in piazza. Questo è il sesto tentativo che si fa in Parlamento, cinque tentativi sono falliti. Noi non possiamo più permetterci di non avere una legge contro i crimini d'odio, perché mentre poi dentro i palazzi si discute di mediazioni un po' surreali, le persone continuano ad essere fuori di qua picchiate, discriminate, bullizzate. Una legge contro i crimini d'odio è più che mai urgente, anche perché l'Italia non se la passa molto bene. Siamo il paese dove vengono ammazzate più persone trans di tutta Europa, siamo agli ultimi posti della classifica europea per inclusione sociale e accettazione sociale. Non è più ammissibile, non è più concepibile questa presa a giro. Ci stanno prendendo in giro in maniera sfacciata e qualcuno dice: mediamo, facciamo la mediazione con chi fino a un minuto fa la legge la voleva solo vedere fuori dal nostro ordinamento. Al Senato si sta riproponendo tutto ciò che abbiamo già visto alla Camera, dunque un tentativo della destra non di discutere nel merito, ma di cercare di usare delle strategie parlamentari per affossare la legge, a partire dalle pregiudiziali di costituzionalità fino alla sospensiva, cioè sono tutte tecniche legittime, intendiamoci, nella tecnica parlamentare, ma queste mostrano evidentemente che non c'è da parte della destra la volontà di discutere dei temi, ma cercare di affossare la legge, ma questo lo sapevamo già. Quello che dico a Renzi è che la mediazione con una destra che in realtà vuole cambiare la legge per decapitarla nelle sue parti fondamentali, proprio per affossarla, per renderle inutile, insomma, dico di difendere il testo che Italia Viva ha contribuito a costruire alla Camera. Spero sempre che Renzi continui a seguire Biden, Kamala Harris e Ursula von der Leyen e non invece Salvini, cioè Orban, e penso che questo sia il tema, insomma, essere liberali e democratici o essere sovranisti, liberali e contro i diritti. Confido in uno scatto di orgoglio e di responsabilità dei senatori che secondo me sapranno invece trovare il giusto modo per approvarla in fretta. Il Partito Democratico ha fatto una discussione molto franca, ma poi i senatori voteranno tutti compatti allo stesso modo e mi auguro che succeda anche per Italia Viva, che nel voto segreto si assuma la responsabilità di difendere la legge che ha voluto fortemente alla Camera.